Angelo Manicone, Filt CGIL, c'è adesione, c'è stata, so, allo sciopero, come sta andando? Allora, lo sciopero ha avuto un massiccio coinvolgimento, un ottimo risultato, uno sciopero che dura 24 ore, quindi uno sciopero importante, nazionale, contro l'autoproduzione. Cos'è l'autoproduzione? L'autoproduzione vuol dire i marittimi che arrivano con la nave non solo fanno i servizi legati alla navigazione, ma si assumono la responsabilità senza averne né corsi di formazione, tantomeno glielo permette la legge. Lo scarico e il carico delle navi. Addirittura c'è una figura emblematica, è quella del mozzo volante, cioè il marinaio mozzo che toglie la fune, l'ormeggio, salta al volo sulla nave e poi riparte. Non è una modalità che rispetta la legge, non è una modalità che noi rispettiamo e che combatteremo in tutti i modi possibili, e questo è solo il primo momento di contraddizione. Avete avuto notizie degli altri porti perché lo sciopero è nazionale? Assolutamente sì, lo sciopero parte dalla Sicilia, perché gli eventi più importanti sono stati constatati lì. Lì vengono già da alcuni giorni di sciopero, oggi si completa con lo sciopero di 24 ore. Genova so che ha aderito in maniera importante, Savona, Ravenna, un ottimo risultato. Disagi in porto? I disagi ci sono, purtroppo passeggeri e camionisti avranno uno stop di 24 ore effettive, perché le navi, come per legge, possono avere lo scarico solo delle merci deperibili, quindi tutto il resto delle merci è rimasto a bordo, quindi non permette né la fine dello scarico né l'inizio del ricarico per la ripartenza. Se ne riparlerà a mezzanotte. Siamo qui a scioperare, ad essere uniti come una grande famiglia quale siamo, perché non permetteremo mai e poi mai a nessuna entità, anche allo Stato, di portarci via quello che adesso è il nostro lavoro e il nostro futuro, perché ci abbiamo speso tanti anni, tante energie, ci crediamo tantissimo, siamo qui numerosi ad essere sempre più uniti per non perdere questa grande opportunità qual è il lavoro, e non permetteremo a nessuno di operare contro di noi. Voi siete in massa stamattina a protestare fuori l'autorità portuale. So che ci dovrebbero essere anche, che hanno aderito allo sciopero, anche gli ormeggiatori, insomma tutto il comparto. Ma chiedete anche lo sviluppo di questo porto? Chiediamo lo sviluppo per il futuro di tanti giovani che lavorano momentaneamente precari o a tempo determinato, per avere una stabilizzazione che li porti a uno sviluppo personale, ma soprattutto uno sviluppo familiare, quali mettere le basi per un futuro dei ragazzi, per costruire famiglia e mandare avanti l'economia non solo del porto ma anche della città.